Sono in attesissima, ragazzi, per questo gioco veramente, veramente spettacolare che sto aspettando dall'uscita del primo trailer ufficiale. Stiamo parlando di Light No Fire, ragazzi. Questo gioco è il primo vero open world, come si dice in questi casi, perché abbiamo a disposizione un intero mondo. Cosa vuol dire questo? Che la mappa su cui andremo a giocare è grande quanto la Terra, forse anche di più, non lo sappiamo. Vi faccio vedere, andiamo a vedere il trailer e commentiamo velocemente su quello che abbiamo visto fino ad ora di questo gioco sul trailer, e poi magari andiamo a vedere qualche altro video dedicato su chi magari ha fatto una recensione, diciamo, sul trailer, perché io non sono esperto in queste cose, però questo gioco lo aspetto veramente con ansia. Andiamo a vedere bene di ciò che si tratta. Questo gioco è della Hello Games, gli stessi creatori di No Man's Sky. Attenzione, stiamo parlando di No Man's Sky, e ci dicono che questo gioco sarà non più grande di No Man's Sky, perché nessun gioco sarà più grande mai di No Man's Sky, con tutti i suoi pianeti, milioni, milioni, triliardi, biliardi, non so quanti ce ne sono in tutto, però questo gioco può darci veramente una nuova realtà di quello che si chiama Open World. Ma andiamo subito a vedere e commentiamo insieme. Un mondo procedurale, un mondo di fantasia, un mondo inesplorato, un mondo grandissimo. Paesaggi sottomarini anche, a quanto pare. Bellissimo. Grafica stupenda, questo non c'è dubbio. Allora, ragazzi, abbiamo tipo dei volatili. Costruzioni di paesaggi, quindi non stiamo parlando, diciamo, del mondo, diciamo, attuale, ma un mondo, diciamo, che non esiste. Ok, a quanto pare possiamo prendere questi volatili o questi animali che possiamo addomesticare e spostarci più velocemente in questo mondo gigantesco che non si sa se qualcuno potrà riuscire a girarlo tutto. Poi abbiamo queste montagne altissime, ragazzi. Si sta parlando di montagne alte anche quanto l'Everest. Alcune saranno alte quanto l'Everest. Poi c'è tutto un mondo da scoprire, ragazzi, perché non sappiamo nei dettagli ciò che ci regalerà. Io vedo delle strutture costruite gigantesche. Poi stiamo parlando, ragazzi, di un unico server, cioè tutti i giocatori che giocheranno a questo gioco potranno, cioè saranno in un unico mondo, un unico server. Porca miseria. Ho un'attesa, ragazzi, spaventosa di questo gioco, però adesso andiamo a guardare un altro video, questa volta di Every High, raga. Light No Fire ambisce a essere immenso. Del resto è il nuovo gioco dai creatori di No Man's Sky. Siamo un piccolo team a cui piace fare grandi Un cose. piccolo Questa è team la filosofia di Hello che fanno Games, che, questo stando genere alle di parole cose, del sono suo veramente dei fondatore, Sean geni. Infatti, Murray, sta realizzando qualcosa di ancora più complesso rispetto a No Man's Sky. è più Il creativo complesso, ha cioè definito Light No Fire come il primo vero open bisogna world dei capire. videogiochi. The first real open world. Ambientato su un pianeta di fantasia più grande della Terra stessa e senza confini. In Più lavorazione da grande della 5 anni, Terra. grazie all'impegno di 12 sviluppatori, Mamma mia. la produzione unisce avventura, costruzione, survival ed esplorazione ed è stata annunciata ai Game Awards 2023. Come dicevamo, una delle sue caratteristiche distintive è da ricercarsi nelle dimensioni del suo mondo aperto e condiviso, in cui potremo erigere edifici permanenti, costruirci una vita assieme ai nostri compagni e scoprire intere regioni. Sul sito ufficiale ci sono riferimenti ad ambientazioni dense di dettagli e variegate, così come a biomi immersivi, nemici unici e risorse di valore da raccogliere. Per Murray, nella terra di Light No Fire, scalare un'altura sarà un'esperienza difficile da dimenticare.
Quindi ragazzi, stiamo parlando di un gioco survival più che altro, quindi noi iniziamo da zero, ci catapultiamo in questa terra gigantesca, non dobbiamo far altro all'inizio che raccogliere materiale, legno, pietra e costruirci la nostra prima base, il nostro primo rifugio. Quindi da lì poi potranno iniziare tante esplorazioni, magari allontanandoci un po' dai nostri villaggi, andando a scoprire cose nuove che non sappiamo. Non sappiamo a cosa stiamo andando a trovare, non si sa quello che ci riserverà questo gioco. Però promette, promette molto bene. Gli sviluppatori hanno tempestato l'open world con vere montagne e, testuali parole, non quelle da videogioco. Che cosa hanno di diverso rispetto a queste ultime? Sono alte intere miglia e in alcuni casi superano l'Everest. Gigantesche Alla fine della montagne nostra da scalata, esplorare, da dice Sean, scalare. potremo vedere fiumi, canyon e interi continenti, come sembrano suggerire anche le scene di Belle le gameplay che scene, compongono il belle. I trailer mostrato ai Game panorami, Awards. bellissimi. Inoltre, proprio come ci si aspetterebbe da un'impresa simile nella vita reale, salire a piedi dalla base di un monte sino in cima potrebbe richiedere ore. Come emerso anche dal. Cioè, potremmo stare ore ed ore a scalare una montagna, magari per poi non scoprire nulla, o magari solo goderci il panorama, oppure andare a scoprire cose che non immaginiamo, non lo so, nuovi materiali, nuovi oggetti, nuovi animali, non si sa, non si sa. Trailer, avremo l'opportunità di solcare i cieli in groppa ai draghi, salpare per attraversare i vasti oceani, alla volta di luoghi sconosciuti e cavalcare bestie selvatiche. Oltre alla flora e alla fauna, quello di Light No Fire sarà un mondo avvolto nel mistero, impreziosito da una lore degna di questo nome e pensato per fare la felicità degli amanti del fantasy. Del resto, nel video d'annuncio troviamo esseri giganteschi, strutture enigmatiche e individui d'ogni sorta, tra cui animali antropomorfi. Non conosciamo ancora dettagli come il numero massimo di giocatori attivi su un singolo server. Da quello che si è sentito, il mondo sarà unico, quindi magari se tutta la gente del mondo giocasse a questo gioco, oltre 7 miliardi di persone ci starebbero benissimo, ragazzi, nessuno andrebbe a ostacolare, diciamo, l'altro. È quello il bello, magari rincontrarsi, magari dopo aver fatto miglia e miglia, trovare magari degli avamposti costruiti oppure dei villaggi costruiti, magari sarà troppo figo. Ma in compenso possiamo aspettarci un supporto continuo alla produzione. Sean Murray ha dichiarato che gli piacerebbe continuare ad aggiornare Light No Fire per i prossimi 10 anni, un po' come è accaduto per No Bellissimo. Man's Sky. Detto questo, ci auguriamo che il collettivo di Guildford abbia imparato dagli errori del passato. La loro avventura nello spazio ha saputo convincere molti scettici nel tempo, ma al suo debutto si è rivelata per certi versi incompleta, tra mancanze e spigoli di vario genere. Bene ragazzi, allora spero che il video vi sia piaciuto, dobbiamo chiudere. Fatemi sapere di cosa ne pensate di Light No Fire, se lo comprerete ragazzi. Mi raccomando, like, commento e iscrizione. Let's go, ci vediamo al prossimo video.